Castrovillari, una città che non sorride, secondo il Partito Democratico negli ultimi 10 anni 1600 persone, per lo più giovani, sono andati via da questa città, soprattutto per motivi di lavoro. Dal 2 al 4 settembre si parlerà anche di questi temi durante la festa democratica. Armando Garofalo, segretario del Partito Democratico, che cosa c'è da festeggiare? C'è da festeggiare insieme a dei dibattiti e quindi viverli in maniera gioiosa, diversa, con uno spirito di fiducia e di speranza affinché insomma da questa festa parta un segnale nuovo, un segnale di speranza e che anche la politica insomma si possa viverla in maniera gioiosa, non frustrante. E noi partiamo proprio da questo, riteniamo che negli ultimi anni la vita politica castrovillarese sia stata davvero frustrante e a volte noiosa e priva di nessuna iniziativa di rilievo per quanto riguarda anche le soprattutto le attività culturali, e lo dimostrano le tristi estate che si susseguono, che io ritengo siano lo specchio di questo modo di governare. È un modo di governare senza programmazione, senza idee, senza fantasia. Non si può pensare di risvegliare anche la vita economica di una città semplicemente portando una fiera nel centro abitato. Non è con queste iniziative che si può risollevare una città. Noi invece crediamo che e pensiamo in una Castrovillari diversa, altra, e queste tre giornate racchiudono all'interno dei contenitori che abbiamo pensato anche un piccolo modello per cui, da cui partire, sia con gli argomenti di dibattito che riguarderanno il federalismo, gli enti locali, l'occupazione, la tutela dei diritti, e con anche uno sguardo di solidarietà ad alcuni avvenimenti nazionali che comunque vedono la Calabria protagonista, e mi riferisco anche con l'appello che lanceremo ogni giorno a Francesco Azzarà affinché le autorità italiane si adoperino per la sua liberazione, con la visita della giovane Kate, la giovane nigeriana Kate al carcere di Castrovillari grazie all'interessamento dell'onorevole Laratta, quindi con uno sguardo anche ai temi nazionali e regionali, ridando quel protagonismo che la città di Castrovillari merita. Noi abbiamo fatto tutto quanto questo con passione, con il cuore e con tutto l'impegno dei nostri volontari, dei nostri iscritti, ma l'abbiamo fatto semplicemente per offrire alla città una nuova speranza, e questo lo vogliamo farlo con gioia, e lo faremo con concerti, lo faremo con spettacoli, lo faremo con degli spazi dedicati ai bambini. Abbiamo cercato insomma di accontentare tutti e anche con qualche gioco tradizionale, perché la festa democratica ha cambiato nome, ma parte e vuole sempre essere quella che è stata la festa dell'unità nel corso degli anni. Una festa non di parte, ma una festa della città, quindi un momento che il Partito Democratico vuole regalare alla città, e lo ha fatto con grande sacrificio, e io di questo ringrazio soprattutto il mio partito.